Buona domenica e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Si è celebrata ieri la festa del lavoro e puntuali sono arrivate le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ascoltiamo proprio un estratto. Rivolgo un saluto e ringrazio per le loro riflessioni il Ministro del Lavoro, il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il Presidente della Federazione dei Maestri del Lavoro, il Presidente dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani. La festa del lavoro è un'occasione che afferma la fiducia nel futuro, la fiducia di chi è impegnato a costruire, di chi si mette in gioco per conquistare nuovi traguardi, non quella di chi attende, inerte, il compiersi di un destino. La festa del lavoro è festa della democrazia, perché il lavoro è fondamento della Repubblica. La Repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro. Senza lavoro buono e dignitoso per tutti, non ci sarà neppure la ripresa che vogliamo. Sarà il lavoro a portare il Paese fuori da questa emergenza, perché la condizione è il motore della ripartenza, della ricostruzione, della rinascita. Per questo, scambiarsi oggi l'augurio e buon 1º maggio vale molto più di una, sia pur significativa, consuetudine. Ribadisce un legame di comunità, quel patto di cittadinanza che ci fa sentire al tempo stesso responsabili e solidali e ci impegna a consegnare alle più giovani generazioni il testimone dei diritti conquistati e di opportunità che si rinnovano. Stiamo attraversando un passaggio stretto e difficile. Per questa ragione, la festa di oggi reca con sé un appello all'unità ancora più forte. All'augurio che rivolgo alle lavoratrici e ai lavoratori italiani, sento di unire un augurio ancora più intenso a chi ha perduto il lavoro in questi mesi a causa della frenata di molte attività economiche, a chi si trova ad affrontare la crisi, a chi si trova ad affrontare le ristrutturazioni aziendali, a chi è costretto, magari a tempi ancora più lunghi, a impieghi precari e mal pagati, a tutte le persone che vivono, a tutte le famiglie che vivono in condizioni di povertà. La battaglia per il lavoro è una priorità che deve unire gli sforzi di tutti, lavoratori e imprenditori, istituzioni e forze sociali, mondo delle professioni, della ricerca, della cultura. È questa l'ambizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La società vive di differenze, di interessi diversi, di dialettica, anche di contrasti. I momenti risolutivi però ci devono far riconoscere il bene comune e farlo perseguire. La pandemia ha inferto sofferenze, ferite profonde e tuttora ci impone sacrifici e rinunce, ma non possiamo sprecare l'occasione e disattendere il dovere di compiere tutti insieme un salto in avanti. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da domani 3 maggio. La Valle d'Aosta sarà rossa, arancioni, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel primo weekend festivo di semilibertà, le piazze e le strade delle grandi città, almeno quelle in zona gialla, sono tornate a brulicare di persone con il tutto esaurito nel weekend tra mete turistiche e culturali di tutto il paese, con la speranza di ristoratori ed operatori di provare a raddrizzare una stagione fino a questo momento drammatica. Un piccolo passo che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo corso, segnato dal record dei 508.000 vaccini somministrati in 24 ore. Un dato che assicurano gli esperti andrà a incidere col tempo sulla curva dei contagi. Per 47 milioni di italiani in zona gialla, quindi la possibilità di andare a pranzo e cena al ristorante, ma anche di visitare musei, teatri e cinema, che lentamente stanno ricominciando a trovare il proprio pubblico.
Consentito inoltre lo spostamento tra regioni anche di colore diverso, muniti però del cosiddetto Green Pass, il documento che certifica l'avvenuta vaccinazione o eventualmente la negatività al tampone nelle 48 ore precedenti al viaggio. Per il secondo giorno consecutivi, quindi, sono stati superati 500.000 vaccini somministrati in 24 ore, che portano oltre 20 milioni le dosi inoculate dall'inizio della campagna vaccinale in tutta Italia. Un'accelerazione importante che in soli 3 giorni ha visto somministrare una quantità di dosi pari a quelle somministrate quasi nell'intero mese di gennaio. Ad oggi nel paese sono 6 milioni le persone completamente vaccinate con entrambe le dosi, mentre altre 14 milioni hanno ricevuto soltanto la prima dose. Intanto il commissario straordinario Francesco Figliuolo guarda ancora oltre e pensa alla vaccinazione dei più giovani in vacanza e a scuola. Vorrei che si dicesse, dichiara, chi ha più di 30 anni si presenta e si vaccina, poi decideremo le modalità con regioni, anche per evitare le reste che abbiamo visto in precedenza. E mentre in Lombardia si aprono le prenotazioni per tutte le persone con fragilità e in Sicilia invece si registra il record di somministrazioni, in Puglia i medici di famiglia continuano la protesta contro la disorganizzazione e il caos e denunciano così la campagna vaccinale. Ma sul tema vaccini si registra anche un fatto di cronaca. I carabinieri del Rossi infatti hanno arrestato i responsabili dell'attentato incendiario avvenuto contro un hub vaccinale a Brescia lo scorso 3 aprile. Si tratta del 51enne Nicola Zanardelli e il 52enne Paolo Pluda, entrambi bresciani e del movimento Novax, accusati di terrorismo. Parliamo anche dei dati del bollettino del Ministero della Salute in Italia, che registrano 12.965 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore su 338.202 tamponi processati, antigenici e molecolari. I decessi in un giorno sono 226, calano i ricoveri ordinari 559, quindi ora 18.381, così come le terapie intensive, meno 61 unità, ora quindi 2.522. Il tasso di positività è al 3,4%. Ascoltiamo il punto proprio dalla cabina di regia. Questa settimana cala leggermente il numero di nuovi casi di Covid-19 nel nostro paese, l'incidenza si fissa intorno a 146 casi per 100.000 abitanti, mentre l'RT è grosso modo stabile, intorno a 0,85, quindi ancora al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è anche in diminuzione e ormai si trova intorno alla soglia critica del 30%. Le indagini sulle varianti mostrano come la variante inglese sia ormai largamente predominante, è oltre il 90%, mentre la variante brasiliana è stabile, intorno al 4%, di raro riscontro le altre varianti. Data la situazione epidemiologica, è bene accelerare la campagna di vaccinazione e continuare a mantenere comportamenti prudenti. Sono invece 1.950 positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore in Campania su 22.399 tamponi molecolari effettuati. Di questi rende noto l'unità di crisi regionale, 576 sono sintomatici e 1.374 asintomatici. La curva del contagio scende all'8,7% rispetto al 9,1% della giornata precedente. I decessi sono 12, la metà rispetto al precedente bollettino, di cui 10 avvenuti nelle ultime 48 ore e gli altri 2 nei giorni precedenti. Il totale dei decessi è 6.405 dall'inizio pandemia. Sono invece 1.729 guariti per un numero complessivo di 295.740 persone. Resta invariato il numero dei posti occupati in terapia intensiva, 137 su 656 disponibile. Diminuisce di 11 unità invece il numero dei posti letto occupati nei reparti di degenza, che diventano 1.441 su 3.160 complessivi tra strutture Covid e offerta privata. Il sangue di San Gennaro non si è sciolto al termine della celebrazione nel Duomo di Napoli.
La teca è stata prelevata per la prima volta dalla cassaforte dall'arcivescovo metropolita Don Mimmo Battaglia, che ha celebrato la liturgia in una delle tre date, il primo sabato di maggio, in cui si celebra la liquefazione del sangue del patrono di Napoli, oltre al 19 settembre, data consueta, e il 16 dicembre. Al termine della messa l'arcivescovo ha ripreso la teca, annunciando che il sangue così non si è sciolto ancora una volta, e sono cominciate le preghiere in Duomo. Nell'ultima celebrazione, lo scorso 16 dicembre, infatti, il sangue non si era nuovamente sciolto. Nell'ambito dell'attività di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti dalle utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, il raggruppamento Campania dell'esercito italiano su base 7 Reggimento Bersaglieri ha svolto un'operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione dei roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Napoli, secondo la programmazione dell'incaricato per il contrasto dei fenomeni dei roghi della regione Campania nell'ambito della Terra dei Fuochi. L'operazione è tornata a distanza di pochi giorni sul quartiere Pianura per incidere sull'abbandono e l'incendio dei rifiuti ingombranti. A seguito di un'attività di ricerca e acquisizione di informazioni e le modalità di abbandono dei rifiuti speciali ingombranti, nella mattinata di ieri si è avviata l'operazione accedendo alla pubblica via ad una zona molto nascosta, interna ad un'ampia area verde adibita a coltivazione agricola, scoprendo che alle spalle di un carrabile in ferro che oscurava la vista dall'esterno era in piena attività un'officina abusiva di meccanica di auto, minicar, carrozzeria e gommista, oltre a un reparto di vendita di ricambi occupante complessivamente circa 3.000 metri quadri, di cui 2.000 composti in fabbricati, anche oggetto di ristrutturazione edilizia abusiva con sbancamenti, demolizioni e realizzazione di nuove opere abusive e scarichi illeciti di oli esausti e residui di lavorazioni. Tolleranza zero nei confronti di tutte quelle persone che scaricano rifiuti pericolosi e di tutte quelle persone che scaricano soprattutto abusivamente qualsiasi tipo di rifiuto. Anche di recente, grazie a un'operazione condotta dalle guardie zoofile dell'AISA, sono stati rinvenuti pezzi di amianto in alcune campagne di somma vesuviana. Abbiamo già installato 24 telecamere e ben ora ne aggiungeremo altre 30. Il nostro territorio è molto esteso, 32 km quadrati. Il problema è che queste persone cambiano luoghi proprio perché vengono controllati. Ricordo a tutti che abbiamo un solo pianeta e dobbiamo tutelarlo, perché è la casa della quale siamo ospiti. In questo momento abbiamo una differenziata al 71%. E quanto afferma, restando sul tema ambiente, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel Napoletano, nella giornata del Plastic Day. Il modello di tutela del territorio messo in campo infatti a Somma Vesuviana, e che vede protagonista le guardie zoofile dell'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, ha attirato l'interesse da parte della stampa nazionale insieme a questo bellissimo progetto Plastic Free. Quella dei giorni scorsi non è stata la prima operazione promossa da AISA. Ricordo che noi siamo un corpo di polizia giudiziaria, andiamo sul posto, individuiamo lo scarico abusivo e attraverso l'app segnaliamo tutto in pochi minuti alla SMA Campania, ditta specializzata della regione, che poi dovrà provvedere alla bonifica, ha dichiarato Bernardino De Vita, coordinatore provinciale, parlando delle operazioni in campo in collaborazione con il servizio di igiene urbana e polizia municipale. Proprio nella giornata di oggi, infatti, volontari hanno pulito le strade della città dalla plastica abusiva. Torniamo a parlare di Covid. Sono 277 i casi positivi in provincia di Caserta nelle ultime 24 ore. Questo è il dato riportato dal bollettino AS della giornata di ieri, sabato 1 maggio. I nuovi positivi registrati in provincia di Caserta sono stati 277 su 2.987 tamponi processati. Il tasso di positività è pari al 9,7%. I guariti di giornata sono 284, 3 invece le vittime nelle ultime 24 ore. I comuni con il maggior numero di nuovi positivi sono Orta di Atella con 19, Santa Maria Capua Vetere con 15, Marcianise con 14, Casal di Principe con 13, Sant'Arpino con 12 e Casaluce con 10 nuovi casi.
Procede a ritmi particolarmente serrati la campagna vaccinale a Caserta e provincia, con fine maggio che dovrebbe vedere anche il via alla fascia d'età 40-49 anni. L'ASL Terra di Lavoro sta già effettuando gli opportuni controlli anche per individuare le varianti esistenti in città e velocizzare quanto più possibile le inoculazioni, in particolar modo al Maxi Hub della Brigata Garibaldi al centro città, che include un gran numero di cittadini ogni giorno. I punti vaccinali di Caserta infatti non si sono fermati neanche ieri, nel giorno dedicato alla festa dei lavoratori, e dalle 7 alle 23 si continuerà nella campagna per immunizzare la cittadinanza anche nella giornata di oggi. Questo è il dato aggiornato a pochi minuti fa: il totale delle prime dosi è 217.136, le seconde dosi 81.402, di cui gli ultraottantenni 34.846, il personale scolastico 29.345 e le forze dell'ordine 7.050. È stato un grande successo anche la giornata di vaccinazioni contro il Covid organizzata a Cancello Arnone dall'amministrazione comunale nella giornata di ieri 1 maggio al centro servizi di via Generale Branco. È stata somministrata la prima dose a tutti gli ultraottantenni e sono state vaccinate anche tante persone fragili. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alla sanità Gabriele Di Volo, che ha sottolineato come sia stata messa in sicurezza una parte importante di tutti i suoi concittadini. Il nostro obiettivo, dichiara, era quello di proteggere dal virus la parte più debole dei nostri concittadini e ci siamo riusciti grazie al grande lavoro svolto dai medici della protezione civile, che ha fatto in modo che le operazioni si svolgessero nel rispetto delle normative anti-Covid. Un grazie sentito va anche al direttore del distretto di Mondragone, Severo Stefanelli, e ai medici Anna Maria Rufino, Giovanni Sciorio, Maddalena Schiavone e Maria Mascara, che hanno somministrato tutte le dosi. Soddisfatto anche il primo cittadino, Raffaele Ambrosca, che sin dallo scoppio della pandemia ha sempre cercato di mettere al primo posto e al riparo dal virus i suoi concittadini con misure preventive risolute. Oggi abbiamo compiuto un passo importante, dichiara, e di questo siamo felici. Il prossimo obiettivo, come abbiamo già avuto modo di annunciare, è quello di organizzare un open day vaccinale nel Palatenda per velocizzare quel processo che deve portare a stretto giro l'immunizzazione di tutti i cittadini di Cancello e Arnone. Cambiamo ancora argomento. Il sindaco di Aversa, Alfonso Golì, ha partecipato con la Caritas e il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, a un momento di riflessione in memoria delle vittime dell'ultimo naufragio che c'è stato nel Mediterraneo, nell'indifferenza della comunità internazionale. Esseri umani che scappavano da atrocità indicibili, dichiara lo stesso Golia, animati dalla speranza di un futuro migliore. Quando si perdono delle vite, così è un grande dolore per tutti ed è una sconfitta per le istituzioni. Grazie a Sua Eccellenza per questo momento e per essere un punto di riferimento per tutta la nostra comunità, dichiara il primo cittadino normanno. Ascoltiamoli. Ringrazio di cuore il sindaco e tutte le autorità convenute e gli amici delle associazioni per questo momento di ricordo delle vittime del recente naufragio che è avvenuto nel Mar Mediterraneo, di migranti e per i quali auspichiamo la possibilità di un'accoglienza sempre più viva nella realtà delle nostre società. Quell'accoglienza che, dicevamo prima, è un po' il segno di una umanità nuova, un'umanità che si vuole aprire alla fraternità come via per una realtà di vita del mondo sicuramente più ricca di bene ed efficace per la vita di tutti. Grazie di cuore ancora e ci auguriamo che ciò che abbiamo vissuto qui questa mattina possa essere davvero sostegno a tutta la nostra azione di accoglienza, di protezione, di promozione e di integrazione. Mi associo ai saluti e ringraziamenti del nostro vescovo, al quale va dato il merito e soprattutto la gratitudine di essere una guida per la nostra comunità e anche in questa giornata dove insieme vogliamo superare l'indifferenza dell'umanità di fronte ad una tragedia che avviene troppo spesso purtroppo. E voglio condividere con voi proprio una riflessione del nostro vescovo di qualche anno fa, quando ci poneva una domanda: quando qualcuno ci porta una brutta notizia,
certo noi non ce la prendiamo con chi ci porta quella brutta notizia. Allora queste persone che scappano dai loro territori ci stanno chiedendo aiuto e ci stanno comunicando che in quelle terre c'è una guerra, c'è miseria. Allora siamo accoglienti, aiutiamo queste persone con la consapevolezza che non sono loro il problema, ma il problema, la causa, sono la guerra, sono le miserie. Allora che questo giorno del 1° maggio, Sua Eccellenza, sia ancora una volta un momento di unione contro l'indifferenza. Concludiamo come di consueto parlando di sport, Serie C, Girone C. Tutto pronto per l'ultimo atto della regular season, questa sera allo Stadio Pinto di Caserta, dove si sfideranno Casertana e Paganese. I falchetti già qualificati ai playoff e certi del 10° posto in classifica, blindatissimo, sono alla ricerca di una vittoria per arrivare al meglio ai prossimi impegni e contestualmente dare un segnale forte agli avversari ma anche a se stessi. La Paganese invece in piena zona rossa vuole migliorare la sua posizione in classifica con il Bisceglie alle spalle impegnato nel big match contro il Bari in trasferta. Per mister Guidi una prova importante di affidabilità e carattere, preservando però infortunati e diffidati. Non dovrebbero essere della partita Ciriello, del Grosso e Matese, dando spazio a Buschiazzo, Rillo e con molta probabilità Varesanovic. Ancora assente Turchetta, probabile il tridente Pacilli, Castaldo, Cuppone. Qualche cambio anche nella Paganese, che dovrà fare a meno di Diop, che sconta l'ultimo turno di squalifica, con Guadagni che dovrebbe così essere schierato di fianco a Mendicino. I diffidati sono Bramati e Gaeta, con uno dei due che potrebbe riposare a vantaggio di Zanini, mentre in difesa spazio a Cernuto per far rifiatare Schiavino. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con il palinsesto di Teleprima per la giornata di domenica e vi auguro un'ottima giornata. Alla prossima!